Technologic. In un'area commerciale di facilissima accessibilità. La storia dell'umanità. Bene, amici di Dottor Smartphone, benvenuti. Nokia 700, lo smartphone che proviamo oggi, eccolo qui. Vediamo la confezione, cosa comprende? Comprende il caricabatterie con il plug standard di Nokia, ma non preoccupatevi, il telefono si carica anche dalla micro USB, visto che ormai i caricatori stanno diventando universali. Poi abbiamo il cavo per le cuffie stereo, eccole qua, la fattura è abbastanza buona, c'è il pulsante di risposta col microfono direttamente sul cavo, poi il cavo dati con da una parte l'USB e dall'altra la micro USB. È tutto per quanto riguarda la confezione. Il telefono è dotato di una memoria interna di 2 GB, quindi non viene messa in confezione una memoria di espansione. Espansione che è possibile inserire qua, noi abbiamo inserito una nostra micro SD, massimo 32 GB. Qua dietro il vano per mettere la SIM card e la batteria, batteria che ci porta con un uso molto intenso, come quello che facciamo noi, all'ora di cena. Fotocamera 5 megapixel, c'è anche il flash LED per le foto serali notturne, ovviamente non aspettatevi performance eccezionali dal flash. Manca l'autofocus, quindi non riusciremo a fare fotografie ravvicinate. Sul lato destro del telefono ci sono i pulsanti per il volume, il pulsante per il blocco-sblocco del display e il pulsante per scattare fotografie. Sopra tre fori, il primo col jack per inserire le cuffie, il secondo con il foro per la porta micro USB e il terzo per l'alimentazione. Sul lato sinistro non c'è niente, così come sotto. Qua davanti questa griglia nasconde l'altoparlante di sistema e troviamo anche tre tasti fisici composti su un'unica barra. Il pulsante di sinistra per iniziare la chiamata, il pulsante di destra per terminarla, il pulsante di centro che come vedete lampeggia, fa da LED di stato per far vedere che il telefono è acceso, per entrare nel menu. Lo sblocchiamo, come vedete il display è un display molto bello, ha dei contrasti notevoli perché è una unità AMOLED. AMOLED vuol dire che ha dei contrasti particolari e un nero molto molto nero. Il display ha una diagonale di 3,2 pollici, 360x640 sono i pixel che compongono lo schermo. Non sono tantissimi, ma essendo display piccolo la qualità della visione è comunque molto buona. Dimensioni davvero compatte, 110x50x9,7 mm di spessore. Uno smartphone che sta in tutte le tasche, molto sottile e leggero, 96 grammi di peso. Un telefono direi femminile per quanto riguarda le dimensioni. Solidità costruttiva ottima, la cover posteriore è in metallo. Processore che muove il tutto, un processore da 1 GHz che per i Symbian è un buon processore. Vi ho detto questa parola Symbian, magari a voi non dice niente, in realtà è il nome del sistema operativo che muove questo Nokia. La versione è l'ultima, versione Symbian Bell, che aggiunge alcune features e alcune migliorie rispetto alle precedenti versioni di Symbian. Prima fra tutte la tendina che notifica quello che sta succedendo e da dove possiamo andare a accendere e spegnere la connettività. Seconda novità, la possibilità di inserire dei widget o degli scorciatoi direttamente alle varie pagine della schermata iniziale. Come vedete anche lo sfondo cambia perché è personalizzabile per ogni schermata. Possiamo quindi aggiungere widget e qua ci sono tutti questi programmini che possiamo aggiungere nella pagina, per esempio la radio FM. Io clicco sulla radio FM e qua mi si aggiunge questa icona che mi manda, può anche accendere e spegnere la radio FM. La personalizzazione non finisce qua perché possiamo aggiungere altre schermate iniziali, come vedete ne ho aggiunta una e a questo punto sono diventate 5, o possiamo toglierle, insomma possiamo disegnare il telefono un po' a nostro piacimento. Parliamo
Parliamo però subito della tecnologia, 4 bande Edge, 5 bande invece UMTS con connettività veloce HSPA 14,4 megabit per secondo. Per quanto riguarda il Wi-Fi c'è monobanda e c'è anche il Bluetooth. In questo telefono troviamo un'ulteriore connettività, è l'NFC, che impareremo a conoscere perché i produttori la stanno implementando sempre più spesso sui loro telefoni. È una tecnologia che consente di comunicare sfiorando due telefoni NFC piuttosto che due apparati NFC. Questi si scambiano dati per attivare diverse funzionalità, per esempio per scambiarsi musica, piuttosto che per scambiare foto, piuttosto che per fare anche micro pagamenti. Ve lo dimostro subito, prima di parlare delle altre funzionalità, perché è una cosa molto carina. Entriamo nel lettore musicale, io ho qui una cuffia sempre di Nokia, stereo Bluetooth, che si chiama BH505. Se io faccio partire una canzone, in questo caso Moon Dance, tanto vi dico che l'audio si sente abbastanza bene, è un po' privo di bassi, ma questo è colpa delle dimensioni piccole del telefono. Insomma, vi dicevo che se io tocco la cuffia col telefono, come vedete l'NFC comunica e dice al telefono di mandare l'audio sulla cuffia. In questo caso non sentite più l'audio perché stanno suonando le cuffie auricolari. Se ripasso la cuffia sul telefono, l'NFC riconosce e mi scollega, scusatemi, sono un po' influenzato, mi scollega la cuffia Bluetooth e se io faccio partire la canzone mi riparte il telefono. Quindi una tecnologia davvero, secondo me, funzionale. Bene, usciamo da qui, torniamo alla schermata principale, vi parlo subito della parte telefonica, ci entriamo. C'è la ricerca rapida in rubrica, come vedete se digitiamo una parola questa viene cercata nella rubrica, ma proviamo invece a chiamare il 139, attivando la voce, ovviamente così riuscite a capire anche voi la qualità dell'audio. Allora, vi dico subito che l'altoparlante integrato non ha un volume altissimo, non ha un'ottima qualità, ma la qualità è molto molto buona dalla capsula auricolare integrata. Sentiamo bene e ci sentono bene, quindi parte telefonica assolutamente promossa, ricezione direi nella media. Parliamo di messaggistica, entriamo subito nei messaggi, proviamo a scrivere un messaggio nuovo e qua vediamo la tastiera. Due tipi di tastiera, la prima è la QWERTY che con un display così piccolo è lillipuziana, ma io con le mie dita che non sono molto grandi riesco comunque a scrivere abbastanza bene, non molto velocemente ma abbastanza bene. Non preoccupatevi perché è presente anche la tastiera alfanumerica con la quale si scrive sicuramente più velocemente e con un ottimo T9. Se mettiamo il telefono in orizzontale, il telefono riconosce la posizione, si mette orizzontale grazie all'accelerometro e la tastiera ritorna una QWERTY con la quale è semplice scrivere. Ok, torniamo indietro, usciamo dal messaggio, lo eliminiamo perché non ci interessa, torniamo nella home page e vi parlo di parte email. Parte email che funziona bene, sono qua dentro una mail per esempio in HTML, scusate sono uscito, rientro. Email in HTML, cioè le mail con foto, con link, si vedono bene. C'è il pinch to zoom, ovvero il movimento con le dita allarga e restringe lo schermo e anche qua si può vedere la mail in orizzontale. Torniamo indietro, usciamo dalla parte email che funziona bene, come vi ho detto, parliamo del browser web. Andiamo sul nostro classico sito di test, telefonino.net. Allora, qua ci sono da fare un po' di premesse. Symbian non è mai stato un sistema operativo che aveva una parte web browser molto performante. Con questo Bell è stato migliorato, come vedete il pinch to zoom funziona, ha qualche rallentamento, non è velocissimo, insomma diciamo che il browser migliora le performance di Symbian, si riesce a navigare, non raggiunge la concorrenza di altri sistemi operativi tipo iOS, parlo di iPhone o di Windows Phone 7, ma sta sotto anche ai browser di Android. Comunque, ripeto, per qualche navigata random va bene. Tra l'altro il browser supporta tranquillamente il Flash Player. Parliamo ora un po' di multimedialità,
usciamo dal browser, entriamo nella fotocamera che dicevo prima è a 5 megapixel. Non è purtroppo dotata di autofocus. Eccola qua, ve la faccio vedere la fotocamera. Quindi le foto da vicino non saranno fattibili, dobbiamo allontanarci un po' dal soggetto. Vi faccio vedere qua le impostazioni possibili e lo scatto, eccolo qua, è piuttosto veloce. Possibilità di condividere con i social network la foto appena postata, social network che qua si traducono in Twitter e in Facebook. Quando andiamo nella parte della videocamera possiamo impostare anche la risoluzione e i video vengono girati a una risoluzione di 720p, quindi in alta definizione, non in Full HD ma in 720p. Vi parlavo di social network, purtroppo con Symbian l'applicazione standard di Nokia passa da Ovi, questo vuol dire che si passa dai server di Nokia per accedere a Facebook e Twitter e non è una cosa velocissima e intuitiva. Ci sono però sullo store, sul market di Nokia, che vi faccio vedere nel frattempo, dei buoni programmi che consentono di accedere a Facebook e Twitter. Io ho provato a scaricarli e ve li faccio vedere. Sono uno FMobi, ho scaricato in versione trial, la versione completa costa mi pare intorno ai 5 euro, e questa versione consente praticamente molte interazioni con Facebook. Per Twitter invece ho utilizzato, facciamo così che facciamo prima per uscire, ho utilizzato, sempre scaricandola dal market, l'applicazione Gravity, che è un'applicazione fatta bene, unico neo il costo, costa 10 euro, non è sicuramente alla portata di tutti coloro che vogliono acquistare applicazioni. Torniamo indietro, ok, vi parlo adesso della parte un po' più office, un po' più business, perché nel telefono è presente sia il lettore di file Office, apriamo il nostro file di test Excel. In questo caso Nokia ci dà questo programma in licenza solo per la lettura. Se vogliamo modificare i file, anche se su un display così piccolo non è proprio semplicissimo, dobbiamo acquistare la licenza completa, come ci dice qua questo pop-up che si apre. Questo è un telefono che costa 299 euro. Personalmente è un telefono che ho apprezzato, un telefono che mi è piaciuto soprattutto per la compattezza, per il display e per un prezzo di 299 euro, che non è elevatissimo. Multimedialità completa, l'audio l'abbiamo sentito, il lettore musicale funziona bene, non vi ho fatto vedere il lettore video che supporta tranquillamente sia i video in DVX, questo è un video che ho scaricato direttamente dalla rete e che viene riprodotto tranquillamente, ma riproduce bene anche i video in MP4, questo per esempio è un video demo di Sony e come vedete le qualità del display sono esaltati da questo video, davvero bei colori e buona la fluidità generale. Insomma, vi dicevo, un telefono che mi è piaciuto. È vero, Symbian ha dei limiti, la navigazione web non è il massimo, non è integrato con i social network, lo store non ha ancora tantissime applicazioni un po' zoppica, però per chi è abituato a usare Nokia le icone sono familiari, tutto è al posto giusto e soprattutto Nokia inserisce in questo 700 anche questo programma Vlingo, che serve a comandare con la voce il telefono, un programma che funziona comunque molto bene. Proviamolo subito. Google, scusate sono stato un po' troppo lento io, ok, Google telefonino.net. In questo caso gli ho chiesto di cercare su Google telefonino.net, vediamo se elabora la richiesta. L'ha elaborata, come avete visto siamo su Google e ci ha cercato telefonino.net. Quindi un sistema vocale che funziona, ovviamente serve essere abbonati ai dati o essere sotto copertura Wi-Fi per utilizzare queste funzionalità. Ultima cosa, le mappe di Nokia funzionano sempre bene, sono una sicurezza.
mappe residenti, quindi non c'è bisogno di avere connettività dati per utilizzarle, funzionano bene, e c'è anche il navigatore turn by turn, quindi ci guida a destinazione in maniera egregia, perché il GPS di questo telefono funziona molto molto bene. Quindi un nocchietto, come amo chiamarlo, viste le dimensioni, molto buono, che mi è piaciuto, pur con i limiti di Symbian, che però Bell in parte abbatte. Per Dottor Smartphone è tutto, da Andrea Galeazzi, un saluto.